Secondo il consigliere comunale Pippo Trischitta, alcune delle missioni effettuate dal sindaco a Corinti non avrebbero avuto uno scopo istituzionale ma politico, come quella a Capannori nel maggio del 2014 per promuovere la candidatura a sindaco di un esponente di Rifondazione Comunista, ma nel dossier che Trischitta invierà alla Corte dei Conti si parla anche di manifestazioni di SEL e concerti. Ce ne sono 6-7 non istituzionali a spese del comune, poi ce ne sono 12-15 dove lui non dice perché va in missione. Domani mi recherò a Roma, mi recherò a Genova, mi recherò a Montalbano. Siccome è lui stesso che si autorizza le missioni per legge, nessuno li controlla e non dà mai reso conto. Ma queste gravi sono, questa manifestazione c'è stata a Capannori, dove tutti pensavamo che fosse andato per incontrare Ciacci, invece è andato a sostenere la candidata di Rifondazione Comunista a sindaco e ha partecipato proprio a un incontro elettorale, come dicono tutti i giornali del luogo, e ha fatto pure questo manifesto. Certo, gli ha portato a male la candidata perché è arrivata ultima, ha preso quasi 0 voti perché la sosteneva lui quando hanno visto lui. Poi se n'è andato al campeggio a Sperlonga di Sinistra Ecologia e Libertà, sempre a spese del comune organizzato dal partito. Se n'è andato all'Arena di Verona il 25 marzo al concerto di Cristicchi, Finardi, era del movimento non violento. Si è fatto una riunione con altri 2-3 sindaci eletti come lui delle rete solidali a Roma e si è fatto pure, per non farsi mancare niente, il concerto del 1° maggio a Taranto, è andato pure, se l'ho ascoltato. Tutte queste, tutte a spese del comune, tutto documentato. Quanto ammontano più o meno le spese effettuate in queste missioni che lei ritiene poco istituzionali? Lui spende 200-300 euro di aereo, di treno. Ad esempio a Sperlonga lui non dorme, però invece di prendersi il treno da 50 euro se lo prende da 170 a ritorno e paga la cuccetta, è come se avesse pagato, diciamo, appunto un albergo. Ma anche se fossero 10 euro, il principio, queste sono manifestazioni personali, che lui fa una politica di accreditarsi a livello nazionale per le sue ambizioni, diciamo, appunto future. E questo non va bene. Io... Queste sono